Come faccio a farmi amare? Come faccio a farmi amare di più? Perché non mi ama? Questa è una domanda che in diverse fasi della vita e con diversi ruoli, diverse persone, un po' tutti ci poniamo. Essere amati è uno dei bisogni principali che ognuno di noi ha. Quindi io ho sentito genitori chiedersi perché mio figlio non mi ama, coppie. In coppia spesso capita di dire perché non mi ama, perché non mi ama più, ma capita anche tra amici, forse diciamo perché non mi vuole più bene. E questa è una domanda che ci portiamo avanti per una vita e in realtà ha una storia che è lunga una vita. In questo video cerchiamo di capire come questa domanda nasce, quali risposte ci sono e soprattutto quali sono gli inganni fondamentali che questa domanda nasconde. Un primo aspetto fondamentale è vedere che cosa c'è dietro questa domanda. Dietro la domanda perché non mi ama, come faccio a farmi amare, c'è la pretesa che gli altri ci debbano amare. Siccome noi desideriamo l'amore di qualcuno, pretendiamo che ciò avvenga e se non avviene, la nostra mente è in cerca di un motivo. Perché non mi ama? Che cosa mi manca? Che cos'è che non ho? In realtà quello che cerchiamo in questo caso non è amore. Noi pretendiamo di essere desiderabili per qualcuno, pretendiamo di essere accuditi da qualcuno, pretendiamo di poter conquistare il sentimento di un'altra persona. E questa è una pretesa che, ahimè, è impossibile. Non possiamo essere amati solo perché lo desideriamo. Scontrarsi con questo primo punto vuol dire iniziare a entrare davvero nel flusso della vita, iniziare a vedere la realtà per quella che è. L'amore non è qualcosa che possiamo pretendere. L'amore è una condizione che o si coltiva o si accresce insieme oppure non c'è. Un secondo punto importante è la tristezza, la disperazione che nasce da come ci poniamo la domanda. Perché? Perché? Perché non mi ama? E il perché è una domanda vaga, è una domanda che apre la mente a un'infinità di pensieri distruttivi. Perché non mi ama presuppone che ci sia un motivo. In più il perché è una domanda che dà apre a delle risposte infantili. Forse è per questo, no, forse è per quell'altro. Ogni volta che ci poniamo un perché, più cerchiamo e più il dubbio aumenta. Forse è perché io non sono abbastanza bravo, ma no, forse è perché io non sono abbastanza forte. Forse è perché io non mostro a lui le mie fragilità. Forse è perché, questo forse è perché, forse è perché, forse è perché può durare una vita. In realtà dobbiamo prendere contatto con il fatto che non c'è un perché. Non c'è un perché una coppia finisca. Non c'è un perché semplice, singolo, per un conflitto tra genitori e figli. Non c'è un perché che spieghi una relazione. Quindi iniziamo a trasformare la parola perché con altre più utili. Per esempio possiamo chiederci che cos'è che rende questa relazione conflittuale? Che cos'è che porta lui, lei ad allontanarsi da me? E che cos'è che ci invita a guardare alla relazione? E innanzitutto a guardare a noi stessi. Quindi cambia drasticamente il punto di vista. Qui arriviamo al punto fondamentale, le convinzioni che ci sono dietro la parola amore. Le convinzioni che sono sia convinzioni personali che derivano dalla nostra storia familiare, sia convinzioni culturali che la cultura più ampia, la società, ci inietta giorno per giorno. La convinzione fondamentale di questa società è che noi dobbiamo renderci amabili
per essere amati, che l'amore dipende da noi, che se saremo forti, belli, performanti, con un bel fisico, sempre sorridenti, a quel punto gli altri non potranno che amarci. E qui arriva una distinzione fondamentale, la distinzione tra essere desiderabili e essere amati. Perché un po' ci stanno rendendo come i prodotti su Amazon. Se hai tutte le caratteristiche, se è veloce, pratico, comodo, maneggevole, allora tutti lo vorranno. Ma che vuol dire tutti lo vorranno? Che quello è un oggetto del desiderio, desiderato. Io però non amo gli oggetti che compro su Amazon. E allora in tutta questa corsa che facciamo per renderci desiderabili, dimentichiamo invece che l'amore non è desiderio. L'amore non è ti amo perché sei bello, perché corri veloce, ti amo perché sei sempre con la battuta pronta. No, l'amore è la condizione di apertura e libertà relazionale che due persone sperimentano, a qualunque livello. L'amore presuppone accettazione, presuppone conoscenza, presuppone responsabilità. Ma queste parole le dimentichiamo perché noi miriamo più a essere desiderabili, oggetto del desiderio, e vogliamo quasi che qualcuno si innamori di noi. Anche nostro figlio, anche i nostri amici, che siano tutti innamorati, con gli occhietti scintillanti. L'amore non è questo. E qui veniamo però al nucleo del discorso. Le condizioni di amabilità. Questa è una cosa molto importante da conoscere. Ognuno di noi è stato bambino e sperava di avere l'amore incondizionato dei genitori, ma poi ha notato che qualche volta i genitori si allontanavano e per un bambino quello è segno di distacco, di non essere amato. Qualche volta i genitori non lo approvavano e anche quello lo abbiamo vissuto come un segno di non amore. Quindi da bambino ho elaborato delle condizioni, cioè per essere amato devo comportarmi bene, per essere amato non devo piangere, per essere amato non devo mostrare la rabbia, per essere amato non devo mostrare i miei bisogni, altrimenti mamma si arrabbia. E quelle condizioni ci accompagnano per tutta la vita. Abbiamo dentro una sorta di software, un programma che ci dice: io posso essere amato se, e ci sono queste condizioni, le condizioni di amabilità che io metto a me stesso e poi le trasferisco anche sugli altri. L'altra persona, il mio amico, io lo amo se c'è sempre per me, si comporta in quel modo, è sempre sincero, mi dice tutto, ok? Il mio partner lo amo se mi dà ragione, mi fa sentire visto, importante. Quindi notate come continuiamo a vivere relazioni basate sull'amore condizionato. E qui una riflessione molto forte, ma importante. È la riflessione che davvero può far fare il salto verso l'amore, quello vero. Se l'amore è condizionato, che amore è? Amore condizionato è un ossimoro, una contraddizione in termini, perché vuol dire che io ti apprezzo solo a patto che tu faccia o addirittura che tu sia come io voglio. Inizia a vedere il rapporto con te stesso, quanto amore ti stai negando per guardare al tuo sé ideale, come dovresti essere, scontrarti poi con quello che sei, che di solito è sempre meno dell'ideale, per negarti amore. Che vuol dire nel pratico? Io dovrei essere un bravo professionista, dovrei sempre fare tutto, dovrei essere presente con i miei amici, devo essere un bravo figlio, ma anche un bravo padre, devo cercare di mostrare che sono sempre intelligente, sempre sorridente. Questa fatica verso l'essere performante, perfetto, mi fa dimenticare chi sono, mi fa dimenticare quanto è bello
amorevole, utile, gioioso, accettare se stessi, guardarsi allo specchio e dire: io in questo momento sono stanco, non sono un genio, non ho sempre la battuta pronta, non corro più veloce di tutti. E proprio questi limiti descrivono chi sono. E non ho bisogno di tutto quello per accettarmi e amarmi. Altrimenti in quella corsa verso l'ideale mi perdo il sé reale, chi sono e quanta bellezza ho dentro. Un altro aspetto fondamentale è quello legato alla paura. Quante relazioni d'amore, pensate a tutte, coppia, figli, famiglia, sono in realtà gestite con la paura e con il senso di colpa. Usiamo la paura per pretendere amore dagli altri, paura di perderci, e creiamo queste relazioni che chiamiamo di amore, che in realtà sono solo relazioni gestite sul potere, dominio sull'altro. Ci sono sempre dei giochi di potere in ogni relazione che noi definiamo amore. Ecco, un lavoro utilissimo da fare è vedere i giochi di potere che noi attiviamo nelle relazioni più significative e vedere quali nostre paure nascondono. Perché ogni volta che abbiamo bisogno di mettere paura a qualcuno, dietro c'è una nostra paura. Allora, vediamo, se è una relazione d'amore, se io amo mio figlio, perché ho bisogno di mettere paura? Se io sono in coppia, come mai scatta sempre il bisogno di far percepire all'altro che meglio temere che questa relazione possa finire? Perché ho bisogno di essere desiderabile? Forse perché non ho la libertà di mostrarmi in coppia. Non mi sento libero di accettare l'altro per com'è e non mi sento accettato perché io non mi accetto. Bene, possiamo concludere questo breve video dicendo che le condizioni di amabilità diventano poi condizioni per la felicità. L'amore è strettamente legato alla felicità. Un essere umano che ama se stesso e gli altri, che è nell'amore, di solito è felice. Un essere umano che combatte per dimostrare di essere amabile, di essere performante, di essere forte, bello, sicuro di sé, di solito è triste, spesso è arrabbiato. E lo viviamo e lo vediamo tutti. Quindi attenzione, perché ogni volta che metti delle condizioni a te stesso per amarti e agli altri per essere amati, stai mettendo delle condizioni di felicità, stai condizionando la tua felicità. Piccola pratica, inizia a scoprire le tue condizioni di amabilità. Prendi carta e penna e scrivi: io sono amabile, oppure io mi amo solo se o quando faccio tutto, sono ordinato, sono bravo, sono sempre a disposizione degli altri. Poi lo fai per gli altri. Io amo lui, lei, prendi amici, figli, partner, quando, oppure solo se, c'è sempre per me, mi fa sentire apprezzato, mi fa sentire il migliore del mondo, ok? Inizia a vedere che in ognuna di quelle condizioni di amabilità stai rinchiudendo la tua possibilità di amore e di felicità. Spero che questo video possa esserti utile, possa darti degli spunti importanti e soprattutto spero che tu possa scoprire con la pratica quali condizioni ti stanno impedendo non di essere amato, ma di amare te stesso e gli altri. Sul mio canale trovi più di 400 video su queste tematiche, quindi se sei interessato iscriviti e noi ci vediamo la prossima volta.